fanno. Calmati. Sì. Ecco, deciso. Mi trasferisco a Oakland. Non piace più stare in cielo. Tutta questa ipocrisia borghese non finirà. La storia dei ricchi ha trovato un punto di incontro con la missione. Ho visto dei biocrati farsi le spade fuori dalla tenda ai deck. Mi vuoi sposare su sé? No? Davvero e sì, sai. Voglio passare il resto della mia vita. Sì. Sì, 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 sì. Siamo da morire. Anch'io. Ho smesso di comprare giochi in Early Access. Ogni volta è la stessa trappola. Entro domani vengo. Prezzo, gioco per un'oretta, mi rompo le palle perché manco. Grazie davvero. Passo ad altro e mi dimentico del gioco quando esce sul set. Anch'io. Andare di petrolio, bianco sporco e rosso fuoco. Rosso acceso e olio. Immagina quella combo su tutte le finestre della paese. Aspettiamo. Aspettiamo cosa? Volevo fare un'entrata in scena col botto, ma ho sbagliato il... È un razzo Galilei, e allora? Sì, beh, allora quel razzo Galilei è il quarto. E i satelliti che trasportano? Tutti Bloom. Oh, porca troia! Sì. Ora si fa interessante. Metteranno un sacco di dati fuori dalla nostra portata. Siamo al livello successivo, caro mio. Aspettavi l'occasione per colpire la Bloom? Beh, ora possiamo farlo dove fa più male. Stavi pensando di infilare qualcosa di nascosto nel prossimo lancio e mandarlo dritto in orbita? Tu sei proprio fuori di testa. Sono un fuoriclasse, caro. Porca troia. Guida tu. Ok.
Lasciami all'Hackerspazio. Controllo i dati sulla Galilei e ti guiderò nell'edificio. Se funzionerà, avremo una visione completa dei server della Bloom e di tutti i preziosissimi dati che contengono. Una grande azienda come la Bloom avrà server in tutto il paese. Beh, con un po' di fortuna useremo i primi server per trovare gli altri. È da un pezzo che siamo dietro alla Silicon Valley. Voglio che il DedSec possa lottare ad armi pari. Nonostante i nostri sforzi, ancora non sappiamo che combina Dushan. Troveremo delle foto di cazzi. Stavi seguendo la nostra conversazione, Citara? Beh, se riuscissimo a procurarci una foto del cazzo di Dushan, avremmo un'arma contro di lui. Sì, specialmente se è minuscolo. Gente! Beh, conoscendolo, si farà lo scignon anche con i peli pubici. Dai! Dannato hipster! Ehi, ehi! Sono il cazzo di un hipster! Metto solo condom skinny! Ero circonciso prima che fosse di moda! Oh, siete proprio infantili! Ok, ok, amici, ora basta! Abbiamo fatto arrabbiare il nonno! Chiama quando arrivi alla Galilei, avranno un satellite già pronto per te. Per me e per le tue magiche stronzate. Magiche sì, stronzate vai a farti fottere. Tu credevi di arrivare fino a qui? In realtà non pensavo che fosse possibile. Ray, amico, devo dirtelo. Da piccolo adoravo i razzi. Erano la mia ossessione ai tempi. Non emozionarti troppo, bello. Ho sentito di come la Galilei protegge le sue proprietà intellettuali. Un passo falso e sarai in un mare di guai. Siamo in un mare di guai già adesso. Perciò dimmi che devo fare alla Galilei. Tieni a freno i cavalli! Sto scaricando la pianta dell'edificio. Fammi sapere quando arrivi là. Ehi, Marcus. Vuoi che ti canti una canzone? Ehi, Marcus! Fuori! Vuoi che ti canti una canzone? Beh, ce l'ho già la radio, French. Grazie, però. Ehi, Timon! Vuoi che ti canti una canzoncina? Accelera, Marcus!
emergenza. Morrito y claro, todos en su rancho son gallos, pero gallo que veis se les para en su tierra y aparte les canta resulta más gallo. Calma, guacamayo, yo no te voy a matar. ¿Quién mantiene a la familia si me mandan encerrar? Pero tente, botón, todos conocemos gente, a ti te conocemos y tú no eres delincuente. Siente armar, entonces véngame a buscar, porque yo no tengo tiempo, no te quiero pa' sonar. Yo tengo un par de balas en la tabus que quisiera conocerte, y yo ando nada más que en la calle quiero verte. Que si en la primera vez corriste con suerte, hoy la muerte a la puerta llama más fuerte. Tengo un par de balas que quisiera conocerte, y yo ando nada más que en la calle quiero verte. Que si en la primera vez corriste con suerte, hoy la muerte a la puerta llama más fuerte. Me declararon la guerra tirándome una canción, todo por la negación no grabar una canción. Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión. Si tu ídolo no te pela, te le viras a traición. Me sacan de quicio y yo no acepto las disculpas. A ti te acabó el vicio, no me echa a mí la culpa. Mantenga a la mujer para que no le ponga el cuerno. Suelta un poco el foco y métale al cuaderno. Luego vas y me demandas, loca, por lo que te toca. Más dinero, más problemas, yo ya me llené de broncas. Se ponen a tirar, pues les llegó la decadencia. Saco mi CD y luego les mando a la delincuencia. Después por consejo... Bene, T-Bone, sono qui. Ho la pianta dell'edificio davanti a me, ma non ti vedo. Posso collegarti al sistema di sorveglianza? C'è una centralina che porta all'edificio. Le telecamere sono collegate a quella. Vedo che posso fare. Thank you.
ci vedo! È un miracolo! Ottimo! Mi copri le spalle ora? Ti copro le spalle, la faccia e anche il profilo, bello! Ah, fico! Ok. Cosa? Oh no! Benvenuto alla Galilei! Da qui dovresti accedere alla clean room. È un ambiente controllato, pieno di rilevatori. Quindi cerca di non lasciare impronte. Che c'è nella clean room? Per il chip che hai serve una motherboard. Se ho letto bene, ce ne serve una come quelle che si trovano lì. Ho una sete. Non dovrebbero esserci delle fontanelle in questo posto, eh? No. Wow, ehi. Grazie mille. Fingi forza. Possibile bersaglio vicino alla vostra posizione. Passo. Vediamo un hacker. Richiedo rinforzi. Violazione del perimetro. Attenzione, tutte le unità in campo. Sicurezza in campo. Ok, a che ora pensi di poter arrivare a casa? Ok, mi serve almeno un'ora per pulire. Cosa? No, continua. Grazie per la partecipazione. Occhio. Oh no. Certo. Non scappare. Base a pattuglia, fate attenzione. Possibili bersagli dalle vostre parti. Per abbattere un hacker, passo. Arrenditi subito. Thank you.
Scansione in corso. Ho una sete. Invio le coordinate su 1033. Fornire lo stato. Scansione interrotta. Oddio, è terribile! Che succede? Oh, baby! Non eccitarti troppo, Marcus. Quel posto è tappezzato di raggi laser e tizi armati. È tutto in ordine. Un nuovo giocattolo. Cazzo! Mi dimentico che mi osservi. Ansia? Io osservo te e le guardie che si aggirano al piano terra. Salendo dovresti poterle evitare. Tanto tempo ed energia nello spazio, che è lontano e vuoto. Guardiamo
scusa, amico. Qualcuno deve sporcarsi le mani. Sarai tu. Esplorarli. Chissà quali culture e quali colori ci possono offrire. Come essere umano sono nato con un cervello che ha sete di sapere e dunque voglio assaporare ciò che ancora non conosco e ho un'immensa fortuna. Grazie agli investimenti e alla tecnologia, i cervelli assetati come il mio possono avventurarsi nello spazio a bordo di macchine complesse. Forse non ci andrò di persona, ma